Come sacerdote incarnò la figura del pastore, dell'educatore alla fede, del ministro della parola, della guida spirituale. Sempre pronto a donarsi nell'obbedienza, nell'umiltà, nel silenzio e nel sacrificio, cercò solo la volontà di colui che lo aveva chiamato e inviato. Nello svolgimento del suo ministero sacerdotale seguì l'esempio di Cristo, armonizzando la vita interiore con l'intensa azione pastorale, e la sua opera fu feconda perché alimentata da una continua preghiera e da un forte amore all'Eucarestia. Nato a Bargone di Casarsa Ligure in provincia di Genova il 27 luglio 1818 da Domenico e Maria Gianelli, fu battezzato lo stesso giorno perché si temeva per la sua vita. La sua famiglia, povera di mezzi materiali, gli fu sempre esempio di fede e di virtù cristiane. Nel maggio 1835, in occasione di una missione animata dall'arciprete di Chiavari, Antonio Maria Gianelli, Agostino si sentì decisamente chiamato al sacerdozio e si trasferì a Genova per intraprendere gli studi. Gli anni di preparazione all'ordinazione sacerdotale furono duri e difficili. Lo sostennero la volontà tenace, la preghiera intensa e l'aiuto di persone buone, quali il canonico Gianelli, che divenuto vescovo di Bobbio, gli trovò una sistemazione in qualità di chierico sacrestano. Il 19 settembre 1846 fu ordinato sacerdote dal cardinale Placido Maria Tadini. Vice parroco, Don Agostino fu subito destinato alla borgata di San Martino d'Albaro, dove nello spirito di Cristo Pastore e nell'adempimento di tutti i sacramenti, iniziò il suo umile servizio nell'opera di santificazione, dedicandosi con lo zelo, con la carità e con l'esempio all'incremento spirituale del corpo di Cristo. Nel confessionale acquisì una concreta conoscenza della realtà triste e dei pericoli in cui venivano a trovarsi tanti giovani che per motivi di lavoro si trasferivano in città, divenendo facile preda dei disonesti. Lì il suo cuore di padre trepidava e fremeva al pensiero che tante anime semplici potessero perdersi perché lasciate sole ed indifese. Don Roscelli accolse la proposta di alcune sue penitenti che, condividendo il suo desiderio di salvare le anime, gli offrirono la loro collaborazione per aiutare tante ragazze bisognose di assistenza morale, di una guida sicura e di essere messe in grado di guadagnare onestamente da vivere. La timida idea di dar vita a una congregazione religiosa fu incoraggiata da Monsignor Salvatore Magnasco, arcivescovo di Genova. Don Agostino interpellò anche Pio IX e, dopo aver ricevuto la sua risposta positiva, si rimise totalmente alla volontà di Dio. Il 15 ottobre 1876 realizzò il suo sogno e il 22 dello stesso mese consegnò l'abito religioso alle prime figlie, che chiamò Suore dell'Immacolata, indicando loro il cammino di santità segnato particolarmente dalle virtù proprie di colei che è modello della vita consacrata. La sua opera, dopo le prime incertezze, si consolidò e si dilatò oltre i confini di Genova e dell'Italia. L'esistenza del povero prete si concluse il 7 maggio 1902. È stato canonizzato da San Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001.